quando. Bene, siamo pronti per continuare le interviste, oggi con microfonino peloso, con capelli. Oggi microfonino con capelli, andiamo a intervistare i Maker 2022. Buongiorno. Buongiorno. Stiamo facendo un video, eh. Buongiorno, voi di cosa vi occupate? Noi ci occupiamo della misura del tempo, della storia del tempo, di valorizzare il patrimonio dell'orologeria di Pesaris, la valle del tempo di Pesaris, che è rappresentata anche nella città di Trieste con l'orologio del mostro qui che noi vediamo, che è stato costruito da un nostro nonno. Lei è della dinastia Solaris? Sì. Quindi allora cominciava da là. Quindi la prima realizzazione orologio meccanico nasce con l'invenzione dello scappamento a folio. Il folio praticamente è stato disegnato successivamente da Leonardo e quindi noi qui rappresentiamo il modello disegnato da Leonardo e costruiamo lo schema proprio rispettando il disegno di Leonardo. Quindi la scuola è in grado di costruire questo modello partendo da un disegno in tre dimensioni, sviluppa i componenti su una tavola di legno compensato, taglia laser i pezzi, li assembla e permette ai ragazzi di sperimentare come funziona l'orologio. Quindi fa vedere che il peso fa tirare gli ingranaggi, questi ingranaggi fanno ruotare una ruota più grande, la ruota più grande si può bloccare e far avanzare in maniera costante e veloce, cioè a scatti di secondo, e quindi c'è il sistema che misura il tempo con una frequenza di un secondo o di due secondi. Da questo modello passiamo all'invenzione di Galileo. Questa era quella di Leonardo, proprio da lui progettata. Questo è il progetto di lui. Sì, ed era stato realizzato nel 1300. Quindi Leonardo riprende i disegni, cioè i meccanismi, li disegna, perché disegna anche degli orologi astronomici. Farsi mancare niente. E quindi noi praticamente vogliamo ricostruire la storia, perché se noi facciamo vedere un orologio d'attore in ferro forgiato del 1300, troviamo questo meccanismo. Quindi io ho l'orologio, il manufatto nel museo e a fianco ho il modello che spiega come funzionava. Poi passiamo a un orologio più avanzato. Andiamo di là. E questo qui, che è l'invenzione di Galileo Galilei, che a 70 anni cieco lascia i disegni e suo figlio Vincenzo realizza su disegni di suo papà il modello. Questo è il modello di il pendolo di Galileo, che praticamente è un nuovo modo di dividere il tempo molto più preciso rispetto a questo, perché il pendolo c'è la legge dell'isocronismo, che l'oscillazione è costante e quindi e anche qua c'è un peso, però che sempre, il peso è sempre uguale, okay, perché da qualche parte l'energia bisogna recuperarla, c'è. Quindi c'è sempre il modello degli ingranaggi che ruotano, che bisogna praticamente dividere in tempi di avanzamento costanti. Quello che cambia è la precisione nella divisione del tempo. Con la legge dell'isocronismo, dell'oscillazione costante, Galileo insegna che si può dividere il tempo in maniera più precisa. E in questo meccanismo c'è anche praticamente una forza che dà un impulso all'oscillazione, perché praticamente questo impulso serve a vincere gli attriti degli ingranaggi. Ah, se no si fermerebbe prima. Se no si fermerebbe, perché se prende un pendolo sotto vuoto col filo, lo fa oscillare, lui mantiene costante l'oscillazione. Se c'è invece l'aria si ferma dopo l'attrito, due ore. Lo ferma, sì. Qui praticamente ci sono attriti maggiori, per poter, quindi lui ha questi piolini che spingono qui e danno l'impulso al pendolo ogni oscillazione. Okay. E il peso che scende quanto può durare? Cioè, dipende molto dalla lunghezza, da quanto praticamente che dura. Cioè, nell'orologio normalmente le durate si calcolavano in due giornate, poi siamo arrivati a 8 giorni, poi siamo arrivati a di più di 8 giorni. Okay. Questo orologio qua sopra lo caricano credo ogni 2 settimane. Ah, lo devono caricare ancora? Sì. Pensavo fosse avessero introdotto no, delle poi, robe. Poi dopo si può aggiungere. Quando poi c'è l'energia si aggiunge un motore che carica il peso e quindi non c'è più necessità di
di usare le manovella per caricare il peso. Poi arriviamo. Devo dire? Parte 3. L'inventore di questo meccanismo che ha progettato, che è Renato Macchis. Sì, io non sono inventore del meccanismo, io l'ho ripreso da John Harrison, che praticamente c'è un'ulteriore evoluzione qua, 1700, e questo serviva proprio per le navi, non serve per misurare il tempo, ma per misurare la longitudine. Come fa a misurare la longitudine? Allora, il problema era questo qui, che nel 1700 non potevano navigare in mare aperto le navi, perché si perdevano, non riuscivano a trovare... La latitudine la trovavano col sole attraverso il sestante, la longitudine era un grosso problema, perché dovevano riferirsi a un meridiano e comunque non era facile trovarlo. Allora, in quel periodo lì è stato il primo bando pubblico, 1700, in cui avevano praticamente istituito un premio di 20.000 sterline, circa 8 milioni di euro attuali, a chi riusciva a risolvere il problema. E tutti pensavano a una soluzione astronomica, e invece Harrison, che era un falegname autodidatta, ha pensato a una soluzione meccanica. Solo che Newton all'epoca gli ha detto: guarda che non è possibile realizzare un orologio così preciso che funzioni sulle navi, perché il pendolo si fermava. E lui invece ha studiato un sistema, diciamo, antigravitazionale, svincolandolo dalla gravità, quindi la nave poteva fare rollio e beccheggio, lui continuava a funzionare con una precisione incredibile. All'epoca un orologio preciso sbagliava un minuto al giorno, questo qui sbagliava 4 secondi al mese. E quindi con questa invenzione qua, praticamente da quel momento in poi, le navi hanno cominciato a navigare in mare aperto e Greenwich è diventato il meridiano fondamentale. Prima non c'era, cioè c'era l'equatore, lo zero, però ogni stato aveva i suoi meridiani in base ai loro porti, e lui con questo orologio qua ha unificato tutto e ha creato i secondi, che negli orologi non c'erano, non servivano i secondi. E invece nella nave un secondo all'equatore sono circa 2 chilometri, quindi questo qui sbagliava 4 secondi, quindi circa insomma 2 chilometri, e il progetto richiedeva una precisione di circa 55 km all'equatore, quindi lui è stato molto più preciso rispetto a quello che avevano previsto. Greenwich noi lo conosciamo, cioè sappiamo che cos'è Greenwich, però diciamo il motivo è proprio questo signore qua, che era un falegname autodidatta dello Yorkshire. Dopo le 20.000 sterline è andato anche dal parrucchiere, secondo me. Le ha investite bene. Non le ha vinte tutte, perché ha creato. Poi da questo qui viene fuori l'orologio, quello, la cipolla, e poi l'orologio portatile. Il meccanismo, diciamo, in origine proviene tutto dallo studio di questo orologio. Da un falegname. Fantastico. Da un falegname autodidatta, che non era titolato e non. Newton l'aveva anche un po' deriso, diciamo, perché non ci credevano, invece sì, certo. Poi l'ha vinta su Newton. Su Newton e su tutti gli astronomi dell'epoca. E anche su Geppetto, perché Geppetto comunque ha fatto una roba che non funzionava tanto bene, quindi insomma, comunque tra i falegnami è il migliore, sicuramente. Sì. Grazie mille. Allora, cosa fai tu? Qua. Cosa faccio io qua? Sì. Allora, qua sono venuta a esporre i miei due brevetti. Brevetti quali? Allora, brevetto per cassero biodegradabile per terre rinforzate, quindi è un elemento per viene utilizzato in ambito di dissesto idrogeologico principalmente per rilevati stradali, e la tecnica brevettata è di un cassero, serve a dare la forma all'opera, sì. In materiale biodegradabile, così non serve tirarlo via ma non inquina. Man mano si biodegrada, dopo la fase di cantiere non serve più, si biodegrada non inquinando, magari rilasciando anche un po' di contributo di concimazione, come stiamo valutando.
abbiamo iniziato uno studio per valutarlo, magari nei prossimi mesi lo sapremo. Quindi una cosa che si biodegrada diventa una roba che invece prima era immondizia, diventa utile addirittura per l'ambiente, cioè di male. Esatto. Stadio successivo. Sì, nella versione precedente, diciamo notoriamente in uso, si usa il cassero d'acciaio. Sì. Che quindi può anche rilasciare ossidi nel terreno e quindi in questo caso no, e quindi oltre a non inquinare non si biodegrada, così non si perde l'ambiente. Sì, 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 sì. E il secondo brevetto è per i bambini. Cioè? Perché ho una bimba di 4 anni. Lei si divertiva con me a ragionare sul brevetto, a giocare monta e smonta, che sono i pezzi che sono qui, e abbiamo pensato, allora forse si può anche giocare, e allora insegnando ai bambini il rispetto dell'ambiente. E abbiamo creato questa linea di giocattoli, questo è per decorare un pupazzo di neve, per decorarlo così in 3D, più di uno zainetto, porti in montagna, e dopo lo puoi decorare con le... Se poi ne perdi uno, ti fanno un dispetto, ti rompono un pupazzo di neve. Lo lasci nell'ambiente, questo... Si perde, non lo trovi più. E si biodegrada. Si biodegrada, questo è molto importante, tanto che hai ricevuto il riconoscimento. Grazie. In questa edizione, per, come grazie. Lady Maker, proprio anche per i giochi rivolti ai bambini, per il sostegno dell'ambiente. È stato veramente un onore per me ricevere questo, ma non me l'aspettavo ieri, è stata una bella sorpresa. Ma è complicato perché... da produrre, oppure possiamo cambiare il mondo, eliminare la plastica e fare tutto, no, così? Penso di sì, però bisogna avere la mentalità. Beh, quindi certo. Perché non basta semplicemente cambiare materiale. Allora l'idea è, non è il giocattolo solo biodegradabile, ma il giocattolo educativo. E quindi abbiamo già inventato delle canzoncine con la mia bambina per da abbinare alla vendita del prodotto, perché così i bambini ascoltano, cantano le canzoncine che in realtà stanno spiegando le regole dell'ambiente, rispettando l'ambiente. Quindi può essere, dopo che i bambini imparano, portano con sé le cose che imparano da piccoli, no? Proprio come concetti. Ma c'è il fatto che fin da piccoli sono educati al fatto che il giocattolo non è una... Cioè, prima hai un giocattolo di plastica, sai che prima o dopo diventerà un danno. Invece sapere che questi... Che comunque sono solidi, cioè non è che boh, è una roba più o circa. Questi li ho stampati in 3D io, sì. Con la stampante che ho in ufficio. Sì. E dopo, insomma, faremo una produzione, speriamo più... Se i risultati sono positivi, faremo una produzione in grande scala. E l'obiettivo appunto è essere educativo, quindi i bambini in età prescolare iniziano a scrivere le lettere sulla sabbia, imparano la geografia, questo è il Friuli Venezia Giulia, poi abbiamo tutte le altre regioni da comporre, sì. Per creare un puzzle, la serie delle piante. Quindi però se lo dimenticano là non è grave, perché esatto, quante volte vado via dalla spiaggia, i bambini, dove avete messo la paletta persa, no? Esatto. E quindi non va in mare, anche se succede con questo è... Arriveremo a fare uno studio in abbinamento a quello del cassero per dare i tempi di biodegradabilità. Chiaro, sì, sì. Perché quindi questa è inizialmente l'idea, però adesso il tempo non so dirlo e quindi lo dobbiamo studiare, perché è un'idea veramente fresca, questa qui. E sei sia sul nostro territorio, sei in zona Muggia, vedo, Muggia e Potenza. Sì. Sono qui da un annetto più o meno in Friuli Venezia Giulia, ho il marito di Trieste ma sono pugliese, quindi l'azienda è nata a Potenza, ci siamo trasferiti qui e ho una seconda sede a Muggia, sì. E fate anche dei corsi per i bambini, organizzate voi oppure andate nelle scuole, come funziona? Allora in realtà è una cosa che vogliamo iniziare a fare adesso, perché in realtà io sono ingegnere e mi occupo di dissesto idrogeologico e questa è proprio la versione maker, cosa faccio il sabato e la domenica, gioco con mia figlia in particolare e abbiamo questa idea. Quindi contattate Donatella Palma. Grazie. Sì, abbiamo con gli asili è una cosa importante, quindi ho dato già una... ne ho parlato un po' anche con l'asilo di mia figlia, mm-hmm. Ci hanno dato la loro sabbiera da utilizzare, quindi insomma speriamo che le cose sono... e li ringrazio per questo.
E speriamo insomma che le cose abbiano riscontri positivi, l'importante insomma è insegnare il rispetto dell'ambiente. Sì, ma tu ti ritieni fortunata a chiamarti palma e non so, polietilene, quella roba là, cosa c'è? Secondo me è una fortuna, perché insomma... Ma tu sei troppo simpatico! Ho deficiente anche se... Palma! Hai azzeccato proprio quella che era la mia intuizione. Ho detto, siccome mi chiamo Palma, li chiamo Palma Giochi perché richiama il nome, però dà anche l'idea di pianta, di naturale. Eh beh, sì, sì, infatti pensavo fosse un marchio, invece adesso ho scoperto. L'abbiamo depositato anche questo. Si è depositato il cognome. Okay. Sì. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Tu verrai ripreso là e probabilmente ricattato in altri modi. Stiamo facendo un giro per tutti gli stand. Cosa fate qua? Qua presentiamo una serie di progetti diversi. Abbiamo stampanti 3D che stampano con il cioccolato là davanti. Io voglio questa cosa a casa. Vabbè, possiamo, no, diciamo provare, che è inutile dire le cose. Stampiamo il cioccolato, non vi credo. Quindi potete provare. Poi abbiamo un theremin lì che si può provare a suonare. Ah, è quello abbiamo che... una stampante a resina là in fondo, degli ologrammi che facciamo noi di là. E qua è l'ultima invenzione che abbiamo fatto, quando si dice un bambino vuole prendere il cane e i genitori dicono no, ma il cane è sporca, e se il cane pulisse invece? Come se il cane qua pulisse? Qua si mettono le crocchette, il cane appoggia le zampe qua e quando lo spinge in avanti le crocchette cadono e contemporaneamente lui sta pulendo con il panno che c'è sotto. Secondo me vale anche se metti dei probiomi civaccici, no? Se li metti dentro anche degli esseri umani. Anche per le persone. Lo step dopo l'esperimentazione umana. Ma l'anno prossimo come far diventare il tuo cane un mocio? Senza violenza. Ma senza violenza. Senza violenza. E questo cos'è invece? Questo invece è l'inizio di questo progetto che stiamo facendo. In sostanza si costruiscono oggetti 3D usando soltanto la luce del sole e la sabbia. Perché questo progetto concentra la luce del sole in un punto molto piccolo e quindi la sabbia si scioglie e si crea strato per strato un oggetto. E quindi l'idea è di fare questo robottino che può girare nel deserto, dove c'è sia sole che sabbia in abbondanza, e pian pianino costruisce degli elementi per quello che può essere una casa o una sezione di tubo per portare liquidi. Beh, voi siete bravi perché pensate alle cose utili, io pensavo al futile, ovvero in spiaggia, se non hai l'ombrellone te lo fabbrichi. E anche la sdraio. E la sdraio, sì. Mi sembra più alla portata, no? Che dalla far tubi in Africa, no? Giusto? Proveremo anche. Voi fate le cose utili e noi pensiamo al futile, no? Unire il futile al dilettevole. Adesso io voglio provare quella roba là, però. Ah, si suona, no? Si passa con le mani nell'etere. Come fa la signorina qua? Anche fai le stesse espressioni, se no non vale. Si avvicina e si allontana la mano dall'antenna verticale. Se no devi togliere le mani da lì. Solo un movimento orizzontale. Ok. E adesso canta la mula de Parenzo. Vai. È difficilissimo. Sembra la Margherita che poi non sta ridendo. Ora che il barocale. La mula di Parenzo cantata dopo mezzanotte e mezza in Osmizza. Somewhere over the rainbow, te che ieri era. Aspetta che taro una. Guarda, si può fare più lungo di 4 metri così si taro un po'. Fantastico, bellissimo. È bello, bello, bello. Bello, bello. Complimenti. Niente, fine, io niente. E qua direi che è fatto la scritta Maker Fest Trieste con il cioccolato. Questa è una stampante a cioccolata. Una stampante di cioccolata? No, tu hai fatto, tu no, hai suonato, io mangio. Scusa, non è che... Devo sentire se è buona.
posso inserire il dito? Ma intanto che stampi ce n'hai un altro pronto? No, qua ci sono dei pezzi di stampe venute male, potete dire ho mangiato una stampa venuta male. Ma questa è cioccolata? Cioè sono sicuro che non è Pongo? È chiusa qua? È chiusa? Perché fosse Pongo? Boh, adesso ve lo dico subito se è cioccolata o Pongo. Oh no, quello era Pongo, aspetta. No, è cioccolato, è qua. È cioccolata. Scusi, mi vuoi. Boh, buonissima, buona. Very good. No, la scienza è importante. Grazie. Grazie mille. Grazie, buongiorno. 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 Eccolo qua la voce ufficiale dell'azienda. Buongiorno. La voce ufficiale dell'azienda. Dobbiamo vedere l'orologio Tristin? Eh sì, dai, torniamo dell'orologio Tristin. Torniamo dell'orologio Tristin. Dove sei? Perché la gente passa, ridi, contenta e va via. Vedi l'ora. Orologio Tristin, allora, per i non triestini, questo qua è il modo in cui a Trieste si disegna l'ora, no? Cioè, praticamente, se passi e ti chiedi, scusi, buon uomo, che ora sarebbe? Se è qua dopo pranzo, così. Quindi anche l'intenzione, secondo me. A seconda, insomma, delle zone, se anche se le 4 di dopo pranzo, dipende che ti incontri. In che zona credi le 4 di dopo pranzo? Ah, Royan, ok. Bellissimo, se là, e quindi leggendolo sembra una tabella oculistica, in realtà si accendi ogni 5 minuti. Ogni 5 minuti? Anche perché se uno per strada ti chiedi, buon uomo, che ora sei? Non ti dici se è 4.32. No, sei noioso. Se è 4.30. Giusto. Se è 5.20. Grazie, arrivederci. Poi la deformazione del tempo dipende anche da cosa che ti cade fare. Certo. Tipo, non so, un amico mio amoroso che mi dice dai che sei le 4, in realtà sei le 3.20, perché è la percezione che cade fare veloce, no? Certo. Però se è giusta l'approssimazione a 5 minuti, sei bella. Ogni 5 minuti. Ogni 5 minuti, quindi se l'è sempre accesa. No, perché anche se là vuole essere. Sì. Perché se sei la 1, sei la 1, no, sei le 1. E dopo c'è la discriminazione tra mattina, dopo pranzo e sera. Ah, e quindi quando c'è il cambio? Alle 7. Alle 7 di sera. Okay. Tra mattina e dopo pranzo? Mezzogiorno. Mezzogiorno. No, niente, a mezzogiorno, e dopo c'è mattina, dopo pranzo e sera. Non c'è che se dici se le 8 di dopo pranzo. No, una del dopo pranzo. 8 di sera. Una del dopo pranzo. Una dopo pranzo, sì. Una dopo pranzo, sì. Vabbè, ma se dici la una, se dici la una dopo pranzo. Vabbè. Bisogna mettere la specifica, però. Beh, sì. E allora mi faccio, visto che parliamo delle soglie psicologiche, ti devo chiedere una roba importante. Cioè, se mi te dico oggi è domenica, sì. Se vediamo domenica prossima. Se vediamo venerdì prossimo, cosa dire? Sì, venerdì 8. Se mi dico, se vediamo martedì prossimo. Martedì prossimo? Qual è? Fra due giorni? Se questo è tra due giorni, se martedì prossimo. Ok, e lunedì prossimo? Siccome se sarebbe domani, uno pensa tra una settimana. Però non c'è un vero confine, anche mi martedì prossimo per me è quella settimana dopo. Davvero? Una roba che chiedo a tutti. Era una roba che te. Da sempre, parliamo delle soglie. Roba. Invece questi qua sono orologi a valvole. Non sei valvole, questo si chiama tubi Nixie, veniva utilizzato le fabbriche che ha chiuso 50 anni fa, non le fa più nessuno. E perché ti telega? Perché qualche dunque che li ha trovati nei magazzini dell'ex Unione Sovietica e che ha trovato queste scatole, sì, non dico bugie. Se roba dell'URSS? Guarda, no, CCCP. CCCP? Sì. Wow! Questa è produzione dicembre 1980. Dopo le fabbriche che ha chiuso perché si è venuto di LED, però quella volta per visualizzare un numero nei computer, bilanci elettroniche, sono molto belle vedere però, la luce è veramente bella. Sì. Quindi se gli ultimi che esisti per farne se ne... Adesso sei quasi introvabili su eBay, poi con la guerra purtroppo sarà andato distrutto. Ma il dispendio energetico di questi è più elevato? Non consuma niente, consuma più e tu carica batterie del telefono. Veramente? E viene un normale alimentatore in 12 volt. Quindi perché? De notte devi essere anche fare un bel effetto tra. Allora, de notte, come li ho programmati, alle 11 di sera sbassa di metà la luminosità e spegni i LED di sotto. Quindi sentite i colleghi, avevo scritto se le 11 di sera, no, questo dopo devi collegare. Spegni. E dopo
mi avevo programmato secondo la mia vita, alle 6 di mattina si accende, perché dopo di notte si studia tutto completamente, uno dorme in pausa. Alle 6 di mattina si accende metà luminosità, alle 7 si impizza ben con incomincia la giornata. Posso che alla 1 è diesel, la 1 di notte o la 1 di mattina? Cos'è il diesel? Una di notte o una di mattina? Una di mattina. Una di mattina. Perché la cosa cambia? Eh sì, siamo già 5 minuti qua. Se si ciaccola. Se si ciaccola. Se si ciaccola. Che bello. 5 minuti. Bene, allora siamo allo stand M63. Tu sei uno dei trionfatori della giuria di ieri, del miglior maker. Cosa hai vinto ieri? Allora, se devo essere proprio sincero, non sapevo neanche ci fosse la premiazione. Beh, meglio così. Sì, è stata un po' una sorpresa. Mi hanno dato il primo posto dei maker, che non so bene quali erano le regole che sono state decise, insomma, per decidere, ma sono contento. Un po' di mafia c'è sempre. Sì, ho avuto questa prova. Quindi scopriremo domani che è il figlio di Carlo Fonda. Comunque è stata una piacevole sorpresa e insomma, sono contento. Qua ho conosciuto un sacco di persone anche del settore di elettronica e tutto quanto, quindi è stato veramente bello. Tu cosa fai? Perché noi sentiamo ogni tanto da tutta la piazza arrivare delle colonne sonore fortissime. Quello che facciamo qua dietro, abbiamo un trasformatore capace di generare tensioni estremamente elevate che formano dei veri e propri fulmini nell'aria. Noi possiamo cambiare la frequenza di questi fulmini per generare note diverse e con un Arduino, un microcontrollore, abbiamo una scheda SD su cui sono caricati dei file, possiamo fare suonare alla Tesla una frequenza di note capace di quindi essere una canzone o insomma musica che posso caricare da un computer, quindi fare ciò che voglio, diciamo. Controlli i fulmini, tipo Thor un po' praticamente. Diciamo di sì. Ok. Suona bene. Ed è questo? Questo è l'apparato. Sì, ok. Sì, sì. E come funziona più o meno, come è collegato? Cioè, prima devi gridare Odino forte, Odino. Dopo schiacci. Odino. Praticamente questa parte qua contiene l'Arduino, la scheda SD ed è quello che è praticamente il nostro telecomando. Odino, è Arduino, è il fratello. Arduino. Sono il fratello tecnologico. Meno conosciuto forse. E questo, diciamo, è il telecomando della Tesla. I segnali vengono inviati tramite della fibra ottica all'apparato stesso, cioè alla vera e propria bobina di Tesla. Quella è composta da varie parti, ma di per sé è un trasformatore, è un trasformatore risonante, cioè ci permette di raggiungere tensioni molto più elevate di quelle che potremmo fare con un normale trasformatore, tanto che riusciamo quindi a rompere l'aria e generare dei veri e propri fulmini che, insomma, si vedono, colpiscono gli oggetti e vagano per l'aria. Ma dì il vantaggio che arriva, che prima ho sentito era un po' spaventato. Stavamo un po' discutendo perché in realtà è complicato decidere a capire quella tensione di un apparecchio simile, ma non mi sorprenderebbe se fosse sul milione di volt. Però questo è il motivo per cui tu fai l'esperimento fuori dal... Questo è perché sono fuori. Però se c'è qualcuno che vuole offrirsi come cavia in questo momento, perché no e vediamo poi le conseguenze. Prima si può sentire perché non c'è nessuno. Dai, ci siamo. Certo. Allora qua possiamo accendere. E come dicevo, da qua il nostro telecomando che ci permette di stare lontani. E noi saremo lontani. Noi saremo lontani. Siccome ce lo permette il telecomando. E salutiamo la macchina fotografica di Giacomini. Per ora nessuno ha avuto cellulari rotti o tutto bene. Quindi bisogna togliere gli orecchini? No, tutto a posto. No, però se sei allergica al glutine deve allontanarti. Ecco, sapevo. Ho voluto una canzone, metto. Dai, fammi vedere. Ah, è anche il menu. Sì, Ghostbusters. Sì, dai. Ok. Ghostbusters mi piace. Punto mid, fai il midi, eh. Possiamo andare alle scariche. We'll be right back.
Ma suona due note contemporaneamente, quella bassa e quella alta. Esatto, è polifonico, può suonare quindi due note allo stesso tempo. Questo permette di rendere le canzoni, diciamo, più interessanti da ascoltare e migliori, dato che comunque molto rumoroso e il suono è pungente, un po', insomma, non è proprio massimo, ma così suona meglio, diciamo. Ma se io ti porto la tastiera qua, beh, non avere il collegamento MIDI, ma potenzialmente si può collegare. Potenzialmente, si può prevedere un attacco MIDI qua con una tastiera o qualsiasi strumento, si collega a questo e poi a quello. Voglio fare un solo con questa cosa qua. Si potrebbe con la tastiera piccola. Chitarra a LED, questo tutto. Cioè, fine. Leggeri problemi di tensione da qualche parte. Quanto consuma oppure il consumo è basso? Consumo relativamente basso, dipende dalla frequenza che viene suonata. Ma si aggira come massimo sul kilowatt o poco più di un kilowatt. Mm-hmm. In media sarà un 600 watt o 700 durante una canzone. Fantastico. Potente. No. Siamo lo stand laser artigianali costruiti nel proprio garage. Un'altra volta pericolo, alta tensione. Pericolo, alta tensione. Quindi costruire il laser per conto proprio? Sì, in garage, con mezzi, diciamo, di basso costo. Sì. E poi con tanta passione, insomma, si riesce anche a costruire un laser nel proprio garage. Per scopo ludico o per scopi pratici? Allora, vende all'FBI. Allora, lo scopo è la realizzazione del laser, perché è talmente difficile costruire un laser con mezzi propri, diciamo. Diventa un obiettivo. La sfida è riuscire a ottenere un laser funzionante. Poi le applicazioni sono quelle note, insomma, capiamo il taglio, la foratura, gli interventi chirurgici che chiaramente io non faccio, però diciamo la soddisfazione è quella di riuscire a costruire il laser spendendo pochi soldi, perché alcuni componenti comprati nuovi costano moltissimo, migliaia di euro. E tu vai di recupero? Sì, diciamo con eBay. Poi vado dal Mico Marmista che mi fa il supporto, diciamo, di basamento. Altri pezzi sono costruiti, per esempio questa che è la cavità di pompaggio usato dell'alluminio riflettente, che l'ho piegato con la macchina delle lasagne. Questo è fatto col traforo. Questa è la cassetta del vino di Natale, con la quale si metto dentro. Qui dentro c'è il trasformatore di un forno a microonde preso al campo di recupero. E quindi usando mezzi meno costosi uno costruisce un laser che ha un valore di 10, 15, 20 mila euro, spendendo qualche centinaio di euro e tante ore di passione. Ma anche perché se il simbolo è Yoda, so che gli Jedi si costruiscono da soli la spada, quindi è un casino farlo, non è che la fai così. Non è una cosa da tutti, cioè costa anche. E questa si può accendere, come funziona? Sì, questo è un laser a rubino, attenzione, adesso andiamo a 3200. Palloncino qua per il rubino. Giochi. Non toccare. Un palloncino qua. Quelli piccoli, questi. Vai, eccolo. Carichiamo 3200 volt il condensatore, adesso sentirete un botto perché le lampade sono delle lampade flash che quando emettono l'impulso dura qualche millisecondo e il rubino emetterà il raggio, che lo vedete lì, un raggio rosso, a quel punto. Pronti? 3, 2, 1. Wow. Però. Wow. Quindi se il tuo vicino ti sta qua puoi fargli esplodere le mutande appese. Potrebbe essere un modo. Questa è un'applicazione interessante. Ne compro una. Qui abbiamo fatto un gioco per implementare un po' e cercare di far capire anche ai ragazzi come funziona la macchina, e quindi ogni ora noi proponiamo delle domande relative alle caratteristiche tecniche di questa macchina, che è una macchina a iniezione, e chi risponde correttamente, se ve le veramente bagianate come risposte, regaliamo un puzzle da montare, un puzzle 3D, uno ogni ora. Cosa vuol dire a iniezione? Adesso vi spiego. Allora, praticamente si parte da un disegno tridimensionale. Questo disegno poi permette di realizzare lo stampo, che può essere fatto o in alluminio o in acciaio in alluminio con una piccola fresa, ok? Oppure si può fare con una stampante stereolitografica, una stampante di quelle a resina. La grossa differenza è che mentre con questo stampo qui io faccio migliaia e migliaia di pezzi, con questo qua io ne faccio una cinquantina, poi chiaramente si rovina. La differenza sostanziale è che questo costa attorno a 300-350 euro, mentre questo costa 15 euro.
quindi il bilanciamento. Esatto. Ma quello che mi ha meravigliato moltissimo, ci sono delle aziende che fanno produzione appunto con iniezione di materiale con macchine molto grandi, mi stanno acquistando questa macchina qui perché spesso i clienti chiedono o i 50-100 pezzi oppure chiedono il prototipo, la campionatura. Mettere in funzione una macchina molto grossa, centrare lo stampo, scaldare la macchina e poi pulire la vite, diventa molto molto oneroso. E quindi mi stanno acquistando questa macchina che tra l'altro io sto vendendo a 1500 euro, quindi veramente in confronto a macchine, diciamo la più piccola orizzontale viene circa 32-35 mila euro e fa le stesse identiche cose. Adesso vi faccio vedere come... Vediamo un esempio. Allora, io ho fatto il robottino, che è il robottino, il simbolo della nostra fiera, ok? Adesso ho preriscaldato lo stampo in modo tale che la plastica che ho inserito dentro questo bicchiere si sta scaldando e la plastica possa essere fluida al punto tale da raggiungere tutti i punti. Quindi è tanto più veloce una stampante laser, stampante 3D, perché allora diciamo che versa il contenuto. Queste monetine qui, che sono le monetine quelle del carrello della spesa, io in 4 ore faccio circa 1000 pezzi. Quindi, con una stampante ne fai 2 probabilmente. Oltre al fatto che come vedete la risoluzione è veramente molto alta, anche se vedete per esempio anche il robottino c'ha dei sottosquadra qui è tagliato, anche con una stampante 3D non si riesce a raggiungere questa qualità. Anche perché puoi fare anche dei pezzi che non sono collegati al pavimento. Certo. Perché invece con le stampanti se non hai la terra non vai su. Esatto. Allora adesso vi faccio vedere come funziona, è molto semplice. Quindi noi possiamo farci i nostri pupazzetti di Walter e dei personaggi, tutti solo acquistando la macchina. Dobbiamo fornirti, cioè se uno vuole fare un progetto... Mi fai un disegno 3D. Mi fai un disegno 3D. AutoCAD, quella roba là... diciamo un STL fatto con un programma di disegno CAD. Tu lo carichi là e lui fa... Io lo carico, cioè glielo do, perché io non lo faccio. Se non vuoi farlo tu con la stampante 3D, se no mi dai il disegno, io lo passo a un'azienda che è consociata, che fa stampi ed è stata la prima che mi ha individuato l'opportunità e che fa iniezione e stampi come industriali. Sì, sì, okay. Sì. Il concetto è molto semplice perché basta prendere poi lo stampo, naturalmente mi metto i guanti perché è molto caldo, lo stampo viene posizionato qui. Questo permette di tenere unito lo stampo e con questo pistone io premo il materiale all'interno dello stampo. Dipende dalla complessità dello stampo, vanno fatti dei canali per far uscire l'aria, perché questo robotino è abbastanza complicato, nel senso che ha dei punti dove la plastica farebbe fatica a entrare, e quindi facendo dei piccoli canali fa uscire l'aria e permette, adesso a questo punto non faccio altro che aprire lo stampo. Ecco qui, in pochi secondi io faccio quello che... Ed è pronto? Bisogna lasciarlo scaldare e asciugare. Andato, è pronto, c'è. Il metallo che stai toccando ora è ancora molto caldo, no? Eh sì, presumo. Infatti io fornisco anche i guanti, adesso mettiamo a preriscaldare. Quindi un fornello induzione, cosa del genere? Un fornello induzione questo qua. Qualsiasi cosa. Ho capito adesso. Allora, normalmente... Assomiglia al mio fornello induzione. Normalmente uno stampo in alluminio così un po' complesso per fare appunto questi robottini, che sono questi robottini qua, diciamo che va portato circa 70-75 gradi, in modo tale che effettivamente, pur essendo questo a 230 gradi, consente di arrivare in tutti i punti dello stampo. Ok, sì. E come vedete, questo è già un po' più freddo. Perfetto. Questo qua si chiama matarozza, che poi viene buttata via. Ecco, questi sono dei pezzettini che sono quelli che si vedono lì, che sono le sfughe, certo, ok? Sì, no. E questo è lo stettino finito.
fatto, detto fatto in tempo reale davanti ai nostri occhi. Bello. Grazie. Infatti tutti si sono veramente appassionati e per fortuna me ne hanno prenotate 4-5 macchine. Bene. Tutti quelli che sono venuti hanno detto fantastico, ma eccezionale. Si può riciclare della plastica? Puoi usare... Allora? No, veramente! Queste qua sono le bottiglie del detersivo che sono state tolte le etichette, sono state lavate e poi sono state triturate. Ci sono delle macchine. Si sente il profumo, che, esatto. Il profumo è detersivo, sì. Esatto. E questo qua io lo prendo, lo metto in questo, diciamo, questo imbuto. Si scioglie. Si scioglie. Esatto. Si vengono anche colorati. Quindi puoi fare i robottini colorati. Sì, esatto. Pezzi uni. Questo qua è un esempio di quello delle plastiche che si possono riciclare, sono i tappi delle bottiglie, certo. Questi qua sono i bicchierini, quelli del gelato, oppure dei contenitori. Insomma. Quindi queste robe qui vanno portate in questa macchina che trita? Esatto. Bisogna avere una macchina specifica? Volendo a casa, se oppure lo metti nel frullatore. Ah, certo. Bellissimo. Diciamo che l'opportunità, per esempio, c'è stato uno degli ultimi clienti, è un ragazzo qua della Slovenia che si è inventato un lavoro, perché tutti dicono è difficile il lavoro, lui ha preso una macchina, ha praticamente fa degli stampini e li fa con la resina, che è molto non costosi assolutamente, e fa la scritta dei vari supermercati. Ciao. Lui prende per il gettone, per il carrello, e quindi lui li va a vendere. Questo costa niente praticamente. Certo. Il negozio fa bella figura. Il negozio fa bella figura e acquista e attira, diciamo, la clientela. E se uno se lo frega si porta la pubblicità a casa, quindi certo. Comunque ha vinto. Sì, sì, sì. Sì, sì, esatto. No, ma questi poi vengono regalati. Sì, infatti. Queste grazie. Possono... Geniale. Credo che li venda pochi centesimi. Sì, 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 sì. Geniale. Fantastico. Grazie. Grazie mille. Grazie. 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 Ci siamo. M50. Strumento elettronico sperimentale. Il video segue l'audio. No, no, aspetta, il video segue l'audio. Quindi questa cosa fa? Frequenza. Riverbero. Sì. Ok. Questo qua, aspetta che sbasso un po', è un magnete, quando vari il campo magnetico attraverso un filo di rame che genera corrente elettrica e la scheda audio del computer la trasforma in suoni. È la mia stessa scheda audio che ho bruciato tra l'altro. È lei. E dopo abbiamo diversi sensori che vengono comandati da Arduino, come questo qua di forza. Qua c'è un sensore di Hall che capisce la variazione di campo magnetico del magnete e cambia l'intonazione, quindi si può. E infine, gran finale, un rilevatore di raggi infrarossi. Dai. Leva le mani che girano. Praticamente tu sia aperto che chiuso, quindi pacchetti diversi. Cioè fai un disco dei Prodigy in 2 minuti, qua. Posso anche scherzare. Figo. Puoi provare. Certo. Adesso provo. Tengo io il microfono. Allora. Salì tre mamma. È stato qualche persone contemporaneamente. Adesso io faccio questo. Sei figo.
Cioè dovremmo fare uno spettacolo teatrale nel quale ci amiamo tutti i lori e noi non facciamo niente. E femmo robe così. Beh, grazie. Ciao! Ciao! M58, cosa fate? Allora, noi facciamo, cioè io faccio dei lavori con la penna 3D. Sì. Quindi sapete già che si scioglie la plastica e si può creare tutto questo. Con la penna. Una stampantina portatile. Esatto, una stampantina. Però con il tocco umano praticamente. Sì, sì. Tutto cioè, a mano. Decidi tu le forme che deve prendere qualsiasi cosa, sei cioè, un lavoro artistico. Sì, decido io tutto, la forma, i colori. Mica roba devi studiare la base per dopo venire su. Una roba sì, del genere. Sì, quindi questa qua viene fatta, immagino, ribaltata. E poi si alza. E poi fanno gli spessori per creare questo effetto 3D. Ah, ok. E ci puoi fare qualche esempio? Puoi mostrarci come funziona? In questo momento no, perché non... Ma la plastica sarebbe quel filo che esce. Sì. Ah, sono dei... diversi colori, ma a volte io non riesco a trovare il colore giusto, quindi bisogna anche colorarlo dopo. Ah, ok, lo studi dopo. Questo è dipinto. Questo è stato dipinto anche un po'. Sì, sì, anche la parte qua è stato dipinto. Penna 3D, fantastico. Qua. Bellissima. Anche perché puoi fare degli effetti 3D effettivi, cioè più vieni. Questa è l'idea, di creare questo effetto 3D che quando punta la luce l'ombra è. Quindi ripassiamo stasera praticamente. Va bene, ma forse adesso non fa effetto, a... sì. Forse di là che c'è un po' di ombra. No. Ah beh, ma un po' si vede. Sì. Ah vedi, wow, ah bellissimo. Poi la parte in bianco qua è fluorescente, quindi di notte si illumina. Sì. Che bello, fantastico, grazie mille, grazie. M33, siamo giusto, anzi sì, tu M33, retro gaming. Team retro gaming. Bellissimo, chiaramente retro... Eh sì. Ieri sono venuto con la maglietta del Commodore 64 e era quindi insomma io voglio avere, infatti per queste robe qua membro onorario bisogna avere una certa età perché non retro, però vedo che anche i miei bambini si apprezzano molto. Ma i fioi perché non hanno pregiudizi, no? Quindi si giocano. Si vede anche la validità del gameplay di certi titoli che sono immortali, quindi possono essere giocati a tutte le età. Sì. Infatti vedo che sono uno da 10, uno da 6, che giocano come dei pazzi a Prince of Persia, proprio sempre a Prince of Persia. C'è? Sì, no, boh, vai, ciao. Possiamo dire la cosa educativa, che così facciamo il cappello. Dai, è bello, è giusto. Che adesso i giochi moderni sono fatti in modo tale che se uno perde, in pratica il computer in automatico supera il livello. E questo, diciamo, fa perdere l'ottica, l'idea che ogni tanto bisogna impegnarsi nella vita e che si fallisce, si sbaglia e dallo sbaglio bisogna accettare. Bisogna accogliere l'errore come parte integrante del processo formativo. I vecchi giochi costringono ad impegnarsi, a lavorare tanto per superare le difficoltà. I giochi moderni invece sono un po' come la società di adesso, no? Che cerca delle scorciatoie per arrivare al punto finale senza fare la fatica. Però se mi restituissero tutti i soldi che ho speso in Golden Axe in sala giochi, a quest'ora avrei una casa in costiera probabilmente, no? Questo è sicuro, ma... Però era un impegno a superare i propri limiti. Però appunto bravo. Uno si impegnava, ecco, adesso che ho detto la cazzata del giorno sono felice e posso tornare. Ma quindi 12 bit però anche prima e dopo, cioè nel senso andate dal... In realtà appunto il 12 bit, cioè non esiste una macchina a 12 bit. Infatti si era saltava da 8 al 16. E infatti allora non sapendo come chiamarci dico 8 o 16. 12. No, primo 12. Qual è il gioco più vecchio di tutti? Più vecchio?
Beh, diciamo che la Pong, Pong è stato un po' forse il primo videogioco, almeno a livello casalingo. Nel 1971 la Magnavox Odyssey in America e poi qua ha introdotto il Pong nelle case. Pong è poi il primo successo Arkanoid, credo, no? O Space Invaders? Space Invaders soprattutto è molto più vecchio di Arkanoid. Alla fine Arkanoid è una rivisitazione di Pong, Pong si giocava in due, uno contro l'altro. Arkanoid finalmente diciamo permette anche ai solitari di giocare da soli e divertirsi senza bisogno senza questa socialità che è un po' stufata, esatto, anche perché un videogamer soprattutto negli anni 90 era molto sociale, spiazzava le anche in rete, adesso devo andare in rete con un cinese, no. Mi da solo a casa triste a giocare, però bellissimo. Quanto... pensiamo che sia anche molto importante perché portiamo le macchine fisiche nelle fiere, perché come si studia la letteratura, come si studia la cinematografia, è importante capire a cosa si è arrivati, come si è arrivati ai videogiochi di oggi, e la miglior cosa è provare con mano le macchine fisiche, perché questi ragazzini non erano neanche nati e quindi è giusto che provino e vedano cosa abbiamo usato noi per capire cosa siamo, come siamo arrivati a oggi. Perché penso che in questo settore qua, come nel cinema o in tutti gli altri settori, se sfrutti al meglio la tecnologia e la giocabilità, e i bambini si divertono come dei pazzi, non gli frega niente di avere la grafica. Il gameplay in sé si è evoluto nel corso dei tempi. Prima giochi erano magari più semplici concettualmente, più difficili come diceva lui dal punto di vista della difficoltà. Adesso sono più basati magari su una storia che bisogna raggiungere alla fine. E allora noi li facciamo provare così vedono come si è evoluto in mezzo del tempo. Anche una questione culturale, perché noi lo facciamo anche come per cultura. Sì. È molto immediato, no? Adesso i giochi moderni, innanzitutto uno compra il gioco, deve installare 1 ore e 3 quarti di installazione. Dopo che installa ci sono gli aggiornamenti, perché sono usciti gli aggiornamenti, altri 3/4 d'ora di aggiornamenti. Poi c'è il tutorial, 1 ora di tutorial, poi si accorge che però c'è un bug e bisogna installare la patch. Insomma, in pratica se uno compra il gioco quel giorno, alla fine della settimana forse comincia a giocare. Okay, è anche un collegamento emotivo ad alcuni problemi degli anni. Cioè, mi ricordo, andavo da un mio amico che aveva il Commodore con la cassetta. Commodore però con la cassetta. Però c'era già sta emozione, quindi è esclusivamente legata al fatto che eri emozionato a giocare, perché in sé quella roba è una roba noiosissima, però generava un qualcosa come il rumore del modem, no? 56K orribile, però lo sento e mi emoziono, no? Anche qui perché vengono i papà con i figli, magari il figlio prova, che carino, il papà si commuove perché è quello che giocavo io, cioè, esatto. Infatti no, adesso con la scusa proverò tutto. Cosa avete qua? Che computer avete portato? Noi abbiamo fatto più una selezione di retro computing, perché di solito portiamo o console. Qui abbiamo, essendo l'ambiente del maker, abbiamo portato soprattutto computer vecchi. Ci sono anche delle console, perché c'è Nintendo, il Super Nintendo e altre cose. Però abbiamo portato ad esempio il Commodore 64, l'Amiga 1200. Abbiamo portato l'Orange, che è un clone italiano, una macchina particolare del vecchio Apple II, quindi con i fosfori verdi. Con tutte. Abbiamo un PC con vecchi giochi dell'MS-DOS. Abbiamo tutta questa selezione, un po' di tutto, uno Spectrum, una rivisitazione moderna dello Spectrum, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Una roba che si poteva fare una volta, adesso non si può più. Io una volta che ho cambiato il MS-DOS tutto in Triestin e lo ho installato su tutti i computer della scuola e si è incazzato brutto perché era, no, te che sbagliavi, era bellissimo, bellissimo. Cambiare i giochi in Triestin era bellissimo. Io era una sorta di, non mi ricordo come, tipo text edit, diciamo, che avevi tutto davanti, bastava cambiare che non superi la lunghezza originale, se no si incasinava tutto, e cambiavi i giochi in Triestin. Guarda il Cernecca come si sente a casa. Bellissimo. E gli occhi, quindi, di quest'uomo emozionato. Il comando sbagliato e veniva scritta dopo capire. Sega in cugna, sì. Ma era facilissimo, il tuo testo, ma prova adesso a cambiare un miliardo di linee del testo, quindi ecco, ricordi saluto al mio professore di informatica che non sapeva che io ero stami a installare tutto il computer. Arriverà la nota dopo. Tu si meriterà ancora le medie. Bene, grazie mille. Grazie. M33. Star Wars Clan Trieste. Star Wars Clan Trieste, sono il capo supremo del Star Wars.
gruppo. Ti ha creato il gruppo? Sì, infatti non mi aspettavo di trovare qua, perché no, insomma, ci conosciamo da già praticamente, e vedervi in questa veste così da una galassia lontana lontana, da quanto tempo esiste questo Star Wars? Questo gruppo da poco, da un anno circa. Ah sì? Però ha avuto un grande successo e tanti inviti in giro. La mia mamma ha 1,48 m, se servi Yoda, potremmo, c'è truccata, preparata. Stai cercando Yoda, no? Anche nuovi elementi. Ok. E comunque te potessi, pensiamo di farti fare anche la Boba. Sì, no, Boba Fett femo. Cioè, bisogna trovare l'occasione per fare questa roba qua, assolutamente. E... Ma, costumi autocreati, come funziona? Sì, praticamente con la stampa 3D e pittura a mano, tutto creato da noi praticamente, quasi tutto. Seguiamo standard molto alti, non siamo a livello 501, però abbiamo repliche più possibili vicine ai. Ma ve incontrai tra di voi per ricostruire le scene, per rivivere il tutto? Abbiamo fatto delle prove prima di fare la scena qua, ma non perché si troviamo per farlo. Peccato però, valessi la pena, bello. Collaboriamo con un altro gruppo che fa allenamento con spade laser. Perché bisogna organizzare sull'Etna un incontro, l'ultima sì. del terzo episodio 3, sull'Etna con un Sebrusa veramente, insomma, già anche perché carino. Beh. Certo, te devi cambiare Anakin dopo, chiaro, insomma. Dopo, intanto Anakin cambia connotati, quindi... Ma infatti, sai che nega 3 in tutto, sarà proprio... In quanti sei? 6-7, dipende. Okay. E se arriva degli altri, che caratteristiche devi avere? Tanto non. Cosa non stai cercando? Non essere fan di Star Trek, intanto. Come prima roba. Prima roba, sì. E dopo che abbi passione per la creatività, perché abbiamo bisogno di persone che sanno le mani, che sa usare, che crea vestiti, colorati. Abbiamo una selezione di caschi. Allora, aspetta se li indovino. Kylo Ren. Work in progress, Stormtrooper, indovinavo. Wow. Qua che abbiamo, sto cannocciale non mi ricordo. Sempre del Stormtrooper là. Ah, ok. Aspetto, boh, questo è Baby Yoda o quella Mandalorian. Ho fatto, sì, logo color Ami da zero. Ah, questo l'ho fatto a te? Sì, anche questo. C'è quel casco là, penso del film, del telefilm Boba Fett. Mandalorian. Guarda solo un po'. Guarda. Bellissimo. Darth Vader, anche là, tutti i particolari sono fatti da noi, tutta l'elettronica, tutto fatto a mano. C'è l'elettronica, però animato quello parte centrale. E anche Boba Fett, tutto fatto da noi. Con i danni originali da Star Wars. Confermare i fotogrammi. Mettiti addosso questo, bam! Ok. Prima di metterlo. Okay. Quindi tutto autoprodotto sta roba, bellissimo. Fantastico. Quindi se uno vuole raggiungervi e entrare nel clan, selezioni pesanti. Pesantissime sul nostro gruppo Facebook e le trovi su Telegram ovviamente, dove puoi scriverne e sarà contatto con noi. Perfetto, grazie mille. Noi ci incontriamo per fare una roba di Boba Fett. Ah sì, Boba Fett credo che sia. Fett, come Boba il Fett del B-Fit. Boba Fett. Boba Fett. Salutiamo i Jedi. Jedi. Anakin versione arrabbiata. Boba Fett versione anni 70, primi 80. Primi 80, sì, 80 è il secondo arriva Boba Fett. Dai, secondo, vedi che mi sono ricordato. Perfetto. Alla prossima. Grazie mille. Grazie mille. Ciao ragazzi! Ciao! Allora, questo è il numero M26. Cosa ci proponete? Noi siamo un laboratorio di Pordenone, gratuito per tutti, per chiunque vuole venire, scoprire, provare, mettere le mani sulle tecnologie come stampa 3D e elettronica Arduino. E abbiamo qua vari progetti che abbiamo portato. Uno. Andiamo di là a vedere, eh? Guarda, uno dei più belli, ve lo mostro qua. Dai, dai. Visto che siamo già qua. Sì. Che è in pratica una radiocaccia. Caccia alla volpe, non so se l'avete mai sentito. Questo gioco in cui una volta una persona si armava di attrezzi, zainetto, mimetico, andava in montagna, si nascondeva ed emetteva dei segnali radio. E gli altri dovevano trovarlo.
Noi l'abbiamo fatto in piccolo qua in fiera, utilizzando delle piccole schedine ricevitori che al momento sono tutte 5 in giro, infatti vedrete gente che va in giro con le modelle tutta la fiera, e abbiamo nascosto queste due volte. Quindi questo bel progettino è una caccia al tesoro, però basato sulle onde radio. E non hai niente da farci vedere, allora, quindi, perché sono tutte fuori. La schedina è molto simile a questa, un po' più nascosta, con un po' di plastica per renderla più sicura, però diciamo è molto simile a questa. Bene. 5G. Quindi dice che io sto cercando di comandare le persone. Vedi. Eccolo qua, sì, che dice lì. L'implementazione del 5G a livello così è stata, cioè, semplice. Allora, non è 5G ovviamente, è una frequenza più bassa, più semplice, in cui trasmettiamo solo poche lettere di riconoscimento. Però stiamo trasmettendo in questo momento questi pacchetti che vengono letti per capire le distanze. Quindi tutti gli amici Pordenone che vengano a mettere certo. Le mani nelle robe da voi, insomma. Certo, siamo lì a disposizione per qualsiasi esperimento, cose, progetti, venire a vedere, anche passare pomeriggio. Poi abbiamo anche una parte di corsi se vogliono approfondire qualcosa nello specifico. Per i ragazzi, perché è importante iniziare già dai ragazzi piccoli. Certo. Infatti noi iniziamo già dai 6 anni, i corsi per i 6 anni. Perché quelli che crescono con tutte le conoscenze, io le vedo anche soprattutto tecniche, queste cose come stampa 3D, elettronica, ma più che altro il pensiero logico è importante segnare, perché porta a molte possibilità in più. Grazie mille. Vengono anche adulti, persone, abbiamo pensionati che vengono tranquillamente, anzi sono i primi che arrivano la mattina da Teresa davanti alla porta, perché hanno più tempo. Siamo con un veterano del maker. Buongiorno a tutti. Come va? Caldo. Parecchio adesso, stanco adesso, perché 2 giorni nei quali. Meno male che siamo allietati dalla vostra presenza, che io sostituisco. Troppo buono. Allora, cosa ci proponi quest'anno? Cosa vediamo? Allora, di nuovo c'è un dispositivo per le carabine di precisione. È uno sport nuovo che non tutti conoscono, soprattutto nella nostra zona. Abbiamo fatto un club. È un dispositivo applicato a una carabina d'aria compressa di libera vendita, che agevola la messa a fuoco, la misura della temperatura, dell'umidità, dell'inclinazione e vari altri. Ma e dove si va a giocare? Dove si va? Abbiamo un campo nei pressi dell'uscita dell'autostrada di Ronchi del Giornaliere di Cuba. Abbiamo fondato questo gruppo anno, siamo una trentina di soci e molti anni altri arriveranno, perché ci hanno visto, ci hanno conosciuto qua. Quindi sì. Vi mostro anche la carabina. A parole. Sì, sono buoni tutti. Ecco. Però. La faccia della carabina. Però. Una carabina di precisione che va impugnata così, come la stai tenendo tu, quindi una mano qua, ok. Questa carabina, ho un video che potete trovare su YouTube, dove per una ventina di volte di filo riesco a infilare il pallino da 4 mm e mezzo in un foro da 5 mm a 20 metri. Impossibile. Questo non perché sono bravo io, perché la carabina è tarata benissimo. Molto buona. E soprattutto è ripetitiva, è una carabina che ho già e se vi interessa venite. Ma questa precisione a mano libera, non appoggiati? No, sì, ci si siede, si appoggia sul ginocchio per la maggior parte dei tiri. Perché vista così sembrava da Rambo un po'. Si tira in piedi per almeno un po' di sagome su due. Però l'appoggio è, cioè non, con questo o il ginocchio è l'appoggio? O seduti con questa puntata. Prova a sparare a quello là. Oh, vabbè, però non c'è niente dentro, no, vero? Quindi posso schiacciare e non succede niente. E devo guardare. Eccolo. Fatto. Hai ammazzato la gru. Ho ammazzato la gru, sì. Bello, bello,
Beh, poi abbiamo il solito, c'ha un suo peso, peso? È importante. Poi c'è il solito Polifemo, versione aggiornata, un road subacqueo in grado di raggiungere i 1200 metri sott'acqua, è già stato nel frattempo collocato a 50 metri, perciò abbiamo verificato che funziona, che è controllabile e fa il suo lavoro. Il prossimo step sarà quello di trovare una profondità superiore nell'Adriatico, forse in Croazia, per vedere che succede. La cosa bella è perché è che spazi in tutto il mondo delle invenzioni, cioè non ti fermi davanti a quando ti senti la scintilla, probabilmente vai. C'è un pizzico di follia in questo, però ci sta. Okay. Ma... quindi non ti metti limiti, cioè non è che vuoi andare in una direzione e parlare solo di quello o... Noioso. Ma gli aggiornamenti sono anche strutturali o più di elettronica, controllo? Elettronica, controllo è stato sistemato in modo particolare, il software che è molto preciso nel rilevamento della profondità, e in più è stato inserito un sonar che misura la profondità sotto la chiglia che l'anno scorso non c'era. Quanto prima vi inviterò a vedere i video delle riprese subacquee. Ho trovato molti operatori del settore interessati a avere un contatto, anche perché è un progetto open, chiunque può scaricarlo dal sito e vedere come è realizzato, tutto con materiali del tutto. Quindi così, fantastico, grazie mille, grazie sempre.